Oggi ho il piacere di parlarvi di un'esperienza che abbiamo fatto insieme con un nostro cliente che è nata in modo particolare, è nata in modo convenzionale, ci aveva chiesto di approcciare i problemi che aveva nel proprio possesso. Noi abbiamo affrontato inizialmente il progetto in modo standard, poi ci siamo accorti che durante le sessioni dovevamo approcciare diversamente, quindi dovevamo convincere e portare il nostro cliente all'interno di un percorso di trasformazione, quella che tutti ora chiamano trasformazione digitale. Effettivamente la sessione è stata simpatica perché il giorno, vi racconto un esempio, il giorno in cui mi sono presentato a parlare col cliente, mentre parlava io ho voluto giocare con lui, ho estratto dei post-it e l'ho messo sul tavolo. Gli ho detto, caro cliente, dimmi quali sono i tuoi impegni e scrivi sul post-it, ti do un pennarello grande e un foglio piccolo, così puoi scrivere poco. È stato bello perché inizialmente ha scritto tutti i suoi pain e tutti i suoi business benefit che chiedeva. Al termine ho preso i post-it, l'ho messo sulla lavagna e ho dimostrato che tutti quei pain e quei business benefit erano coperti da delle soluzioni IRIS. Faccio un esempio, parlavamo di processi di post-sales. Processi di post-sales, loro dicevano, devo velocizzare la presa in carico delle richieste di reclamo, devo rispondere più velocemente, devo fare in modo che i miei clienti usufruiscano delle esperienze che ho fatto su altri clienti, ma magari sulla medesima macchina. Questo cosa è stato? Ci ha fatto, tra virgolette, illuminare. Abbiamo detto, proviamo a parlare di machine learning con questo cliente. Abbiamo introdotto degli esempi dicendo, ma non ti farebbe comodo che un sistema ti automaticamente suggerisse quali sono le possibili soluzioni? Ah, in effetti sì, perché tutto quanto non manca dati, con tutte le possibili soluzioni, e mi interessa. Poi abbiamo detto, ma non ti farebbe comodo che il sistema proponesse a te dei prodotti, al tuo cliente ovviamente, in linea con la macchina che stai consultando in quel momento o in linea con le promozioni che stai in questo momento implementando? Sì che mi interesserebbe. E l'abbiamo detto, bene, allora tramite Hybris, tramite SAP Leonardo, con il machine learning, imparando dal tutto il tuo venduto, dalle esperienze che ha il tuo cliente, da quante macchine ha il tuo cliente, da quanti reclami hanno fatto i tuoi clienti e da tutta la tua conoscenza, noi potremmo fare in modo di inglobare tutto non in un portale, che è un'accezione un po' vecchia, è una piattaforma, perché vogliamo dare un'impressione di scalabilità. Ora noi stiamo parlando di un mondo manufacturing, ma se possiamo veramente cercare di estendere il ragionamento, possiamo parlare di tutti i settori industriali, retail, fashion, tutto quello che potenzialmente è controllabile. Non voglio volutamente parlare di IoT perché è una parola inflazionata, ma sicuramente l'IoT è stato molto utile perché ha velocizzato il processo di acquisizione dati. Tutti quanti quando parlano di IoT si riempiono la bocca di raccolta dati. L'importante per altre app, secondo noi, è farne un buon uso. E quindi una volta che hai tanti dati, devi essere capace di interpretarli. Se no, non fai il lavoro che ci chiede il nostro cliente.